Ciao, oggi vorrei farvi un video aggiornamento sulla mia routine capelli. L'ultima risale a circa 4 mesi fa e devo dire che le cose sono un po' cambiate, ovviamente sono molto molto migliorate. E vorrei farvi vedere che cosa sto usando ora e con cosa mi trovo veramente veramente bene, che veramente ho deciso di non abbandonare più. Allora, intanto per quanto riguarda la mia routine capelli, quando li lavo, di solito uso shampoo della Fitocose. Nello specifico adesso sto usando solo questo qui, che è lo shampoo al collagene vegetale. Ve ne ho già parlato parecchie volte perché vi ho fatto sia la review, l'ho messo anche tra i prodotti preferiti, l'ho messo a paragone con altri shampoo Fitocose e questo, ripeto, che è il mio shampoo preferito. È quello che più è adatto per i miei capelli, perché comunque vedo che li ristruttura, ripara le doppie punte, sono più forti i capelli e dà veramente un sacco di volume. Io ho capelli abbastanza lunghi, lisci, sono molto sottili e alla radice tendono a, diciamo, afflosciarsi, cioè hanno poco volume, sono piatti. Questo shampoo invece devo dire che me li volumizza parecchio e il volume comunque rimane anche quei giorni. E con questo shampoo trovo che i capelli mi restano molto puliti, sono molto lucidi, non ho assolutamente nessun prodotto in testa e diciamo che più o meno me li lavo ogni 4 giorni con questo shampoo qui. Quindi veramente io mi sento di consigliarvelo, anche se ripeto, i shampoo soprattutto EcoBio vanno comunque provati, bisogna avere la pazienza di provarli e per poi trovare quello che più si addice al vostro tipo di capello, perché già è difficile trovare in generale uno shampoo che vada bene per i capelli, ancora di più secondo me per quanto riguarda gli shampoo EcoBio, perché sono comunque prodotti particolari. Se vi piace Fitocose cercate di provare un po' di shampoo, io li ho provati quasi tutti, devo dire, e questo è assolutamente il mio preferito. Uso praticamente solo questo, mi è capitato un pochino di volte di usare quello al tea tree oil, che è quello per la forfora, l'ho usato specialmente in inverno, quando comunque tendo ad avere i capelli un po' più grassi alla radice, però non lo uso sempre, magari lo uso una volta ogni 2 settimane e devo dire che anche quello è favoloso perché comunque toglie assolutamente il prurito, i capelli sono molto molto più leggeri. Sono lucidi, non sono secchi alle punte e non sono grassi alla radice, quindi è perfetto. Questo shampoo costa 6,07 € dal sito di Fitocose. È questa confezione di plastica con un po' di 4 mesi ed è da 200 ml. Ha un inch veramente fantastico. Se vi interessa, andate comunque a vedere i miei video precedenti perché l'ho già fatto vedere parecchie volte. Poi, ora ho, diciamo anche questo, sto usando questo balsamo sempre di Fitocose, e ormai anche questo non lo abbandono più perché ho veramente trovato il balsamo che fa per me. Questo è il Triticum Balsamo al germe di grano, in questo mega barattolone da 200 ml, che lì per lì 200 ml possono sembrare pochi, ma ne basta una quantità talmente irrisoria che veramente vi dura tantissimo. Come quantità vi dirò, io ho i capelli lunghi, come vi ho già detto, e ne basta praticamente meno di una noce, secondo me. E col fatto che comunque è molto concentrato, è ricco di principi attivi, non ha altre cose che diciamo lo allungano, tra virgolette, ne basta pochissimo e comunque applicato solo sulle lunghezze, perché comunque se voi l'andate a applicare, come poi credo tutti i balsami, anche sulla radice ingrassa troppo e comunque ve li appesantisce. Io con questo ho degli effetti veramente straordinari perché districa in un modo spettacolare immediatamente, nel mio caso, sempre nel mio caso vi parlo, districa immediatamente nonostante comunque sulla confezione c'è scritto di tenerlo in posa alcuni minuti, si possono fare anche degli impacchi ovviamente, ma io dopo lo shampoo lo applico sui capelli, poi mi passo il bagno doccia o il sapone sul corpo, mi sciacquo e poi mi sciacquo i capelli, quindi rimarrà in posa al massimo 2 minuti.
quindi è veramente fantastica. Ha una consistenza molto cremosa, molto burrosa, quasi come una spuma di burro. Ha un profumo veramente celestiale, molto, ogni volta che io lo uso rimango veramente inebriata. E ha un profumo che veramente dura da un lavaggio all'altro, perché io mi accorgo comunque durante i giorni che il profumo rimane. Quando vado a lavarmi i capelli e bagnarli prima di farmi lo shampoo, sento che comunque questo odore torna, diciamo, a galla. È veramente un odore fantastico e io mi trovo veramente, veramente, veramente bene con questo balsamo. Cosa dire? Io ve lo consiglio veramente perché ha un INCI fantastico, anche questo andate a vederlo nei video precedenti. Il prezzo è di 7,69 euro, magari non è bassissimo, però se noi comunque andiamo a comprare vari impacchi, mascheroni non ecobio, non so, il prezzo è forse 3-4 euro, però vogliamo aumentare l'INCI, cioè non parliamone proprio. Quindi è favoloso. Quando vado a sciacquare questo balsamo, vi faccio anche vedere, ormai uso un pettine di legno a denti molto larghi, in modo da comunque non spezzarli, per essere molto molto delicata. Quindi assolutamente il pettine di legno, che comunque ha anche una funzione antistatica, quindi fantastico. Poi, questa di solito è la mia routine classica, però ho adottato anche adesso dei trattamenti particolari, cioè una volta ogni 2 settimane uso il Lagasol, o Rasol, come volete chiamarlo voi. Questo qui è di Aromazon, io ho comprato questo di Aromazon e mi trovo una favola. Questa è una confezione da mezzo chilo e veramente, veramente mi trovo bene. Avete visto anche nei miei video precedenti come faccio il pastone, come lo chiamo io. E, niente, una volta ogni 2 settimane lo uso e trovo che sia veramente fantastico. Lo uso non tanto spesso perché comunque trovo che tenda un pochino a seccare i capelli, se così si può dire. Quindi dipende sempre anche qui dal vostro tipo di capelli. Io ho i capelli normali, leggermente grassi alla radice, ma usando comunque questi prodotti e usando il Gasol ho notato che i capelli sono molto meno grassi e sono stabili, sono veramente belli ora. Quindi faccio ogni 2 settimane il mio pacco con il Gasol, che potete andare a vedere come lo faccio. Però prima di fare questo impacco uso il mio olio di argan. Io uso questo qui, che ho trovato in una confezione a regalo. È sole gocce preziose di olio di argan di Omnia Botanica, in questa confezione di vetro con il contagocce. Il prezzo non me lo ricordo perché, come vi ho detto, era in una confezione a regalo che ho pagato 18 euro, dove c'era questo e una crema per il viso. Comunque penso sia abbastanza caruccio come prezzo, perché comunque è esclusivamente olio di argan e basta, senza aggiunta di qualcos'altro. Quindi io prima applico, mi bagno i capelli, applico questo olio di argan, poi lo tengo in posa più o meno mezz'oretta, anche un'oretta, però solo sulle punte, comunque solo lunghezze, non di più perché altrimenti diventa troppo pesante. Poi vado ad applicarmi il Lagasol, a farmi questo impasto, lo massaggio bene, poi intanto mi lavo adesso sotto la doccia e poi me lo sciacquo. Devo dire che è veramente fantastico come trattamento, mi trovo veramente molto bene. Poi da più o meno 2 settimane ho cominciato a fare anche l'AMLA, io l'ho usato 2 volte per ora e devo dire che mi piace veramente molto. Faccio l'impacco di Amla come fa Carlita. Ancora non vi ho fatto il video di come lo faccio, però la prossima volta, che penso che sia a giorni, vi faccio vedere come faccio. Ho notato che i capelli sono veramente lucidissimi, una cosa spettacolare. Vi dirò, sono praticamente come nella foto di questa ragazza sulla confezione, diventano veramente così lucidi. E ho notato anche che sono molto, come posso dirvi, non allineati non è la parola giusta, però vedo che comunque le punte, cioè il capello fino alla fine è sempre dello stesso spessore, non ci sono punte aperte, i capelli sono molto lucidi, sono sgrassati, e
E un'altra cosa che ho notato e non credevo, ho notato che tinge, cioè io adesso vi faccio anche vedere sull'asciugamano, ho notato che con i lavaggi, a parte quando mi sciacquo e mi vado comunque a tamponare i capelli con l'asciugamano dopo il lavaggio, e nei lavaggi successivi ho notato che scarica praticamente colore. Vi faccio vedere, ad esempio, io ho questo turbante in microfibra che uso sempre ed è favoloso perché basta tenerlo 10 minuti e si usa anche meno il phon, vedete che è macchiato, questo è praticamente macchiato di amla, nessun problema perché comunque essendo una cosa naturale non è come le tinte chimiche che quando praticamente macchiate le asciugamani non viene più via, questo l'ho tenuto apposta per farvelo vedere, questo qui lavatrice va via benissimo senza alcun problema. E ho notato con mio grande piacere che ha anche una funzione praticamente di riflessante, comunque rende i capelli più scuri. Infatti ho notato che ora lavandomeli stanno diventando più chiari. Mi piace tantissimo l'effetto perché i capelli sono molto più bruni. Io ho i capelli castani, medio scuri, no, medio chiari anzi, e ho notato che sono molto più scuri adesso. Una cosa che ho notato, tendono un pochino ad annodarsi con l'amla. Sì, dice che è comunque un trattamento tipo balsamo, però io insomma ho notato un pochino di fatica, per districarli. E, la prima volta ho fatto come diceva, Carlita, cioè ho fatto l'impacco. No, prima mi sono lavati i capelli, poi ho fatto l'impacco, l'ho tenuto mezz'ora, 40 minuti massimo. E poi sono andata a sciacquarmi semplicemente i capelli. Però la prima volta ho notato che, non so, era come se, non so se erano sciacquati male oppure, perché comunque vanno sciacquati parecchio, erano come, non unti, però sembrava che avessero una patina. Quindi la volta dopo ho fatto il contrario, cioè mi sono bagnata i capelli, mi sono fatta l'impacco e poi mi sono lavata i capelli con lo shampoo. E devo dire che in questo modo qui sono venuti molto meglio. Dopo non ho usato assolutamente il balsamo, perché ho visto comunque sono rimasti molto districati. Questo devo dire che mi piace molto. E anche questo ogni 2 settimane, anzi no, questo qui devo farlo ora praticamente, quindi una volta al mese. Una volta al mese, perché di solito ho letto che si fa una volta ogni 20-30 giorni. Quindi una volta al mese, mentre il rasol, ripeto, una volta ogni 2 settimane. Un'altra cosa che mi sono scordata di dirvi sul rasol, ho notato che la prima volta che ho usato il rasol, i capelli erano, nonostante io avessi usato comunque il mio Triti con balsamo in fitocose, tendevano ad essere un pochino annodati. Anche i giorni successivi, quando comunque al mattino vado a pettinarmi, ho notato che dopo la prima applicazione erano molto molto annodati. Invece col tempo, usandolo comunque più volte, ho notato che questo problema non c'era più. Probabilmente è come io ho letto, il capello si è abituato al gasolio, quindi non sono più annodati, però la prima volta ho notato che erano parecchio annodati. Una cosa che voglio farvi vedere, allora questa intanto era la mia routine è questa qui, io non uso spume, lacche, gel, assolutamente no, perché comunque ho dei capelli che tendono magari a ungersi. Quindi la mia routine finisce qui, semplicemente mi asciugo i capelli col phon, raramente me li piastro, proprio se sono delle giornate umide magari me li piastro, ma è molto difficile, massimo massimo una volta a settimana, che comunque sono abbastanza lisci. Un prodotto che voglio acquistare assolutamente in vista dell'estate, voglio chiedervi anche un parere, è questo qui, sempre di Fitocosa, che si chiama Macasol. Olio protettivo per capelli, è praticamente un olio vegetale con gamma oregano, quindi filtro solare vegetale UVA e UV, olio di girasole, vari oli essenziali, ed è praticamente un olio che si usa come protettivo solare quando si va al mare, quando si sta molto esposti al sole, quando si fanno bagni in mare, perché è veramente molto protettivo. Io vorrei chiedervi cosa ne pensate, cioè se l'avete provato, come vi siete trovati. Comunque è un prodotto che voglio assolutamente provare perché voglio cercare di proteggere il più possibile i capelli con dei prodotti naturali.
Questo qui ha un prezzo di 6,10 euro, direi che è anche buono comunque. La confezione non è grandissima perché è da 150 ml, ma comunque per l'estate va più che bene. Bene, questa qui era la mia routine dei capelli a giornata. Spero che vi sia stata utile. Se avete domande, mi raccomando, mandatemi un messaggino qui sotto, che vi rispondo sicuramente. E niente, alla prossima. Ciao.